Allora, ragazzi, logicamente noi avevamo questo zero in classifica dovuto comunque da una partita non giocata e una persa. Erano 3 settimane che non giocavamo e avevo paura dell'impatto iniziale prima di venire al campo. Quando ho parlato all'interno dello spogliatoio con i ragazzi, guardi, devo dire la verità, loro mi danno una sicurezza dentro che è immensa, qualcosa di enorme. Sono loro a volte che rassicurano me, l'ho visti dallo sguardo, l'ho visti che avevano voglia. E per noi la partita con loro è sempre una partita importante, ma come sono tutte le altre. Abbiamo fatto molto molto bene l'approccio alla partita, poi logicamente è venuta un po' di paura in un certo momento della partita, inspiegabile perché comunque eravamo in controllo del match, ci siamo un po' arretrati e comunque è stato anche merito dell'avversario, quello che comunque ho detto più volte, ci sono anche degli avversari da rispettare. E loro sono usciti fuori la distanza, hanno iniziato a mettere tutti i giocatori offensivi, noi siamo andati un po' in affanno, ma e alla fine con il carattere, con la voglia, ad aiutarsi uno con l'altro, siamo riusciti a sfangare questi primi 3 punti e colgo l'occasione per. Non è lecchinaggio, perché comunque in primis noi siamo un gruppo di amici, quindi i ruoli fanno parte della società, ma dedico questa vittoria al mio direttore sportivo e ai miei due presidenti. Allora, un giocatore in particolare, a me non piace parlare di singoli. Per me siamo una squadra sempre e comunque, ma non è una frase di circostanza. Senza la squadra non si va da nessuna parte e questo stasera la Lazio credo che l'abbia dimostrato. La forza è la squadra, sempre e comunque. Chi entra si mette al servizio del compagno, del mister. Lo stesso Luca Severini, che è uno dei giocatori più forti della Lega Calcio 8 di Serie A, e oggi è entrato l'ultimo quarto d'ora, ha dato il suo contributo, è entrato con l'occhio giusto, si è messo a disposizione della squadra, ha fatto gruppo con gli altri, si è adatta benissimo alla nostra realtà e siamo all'inizio. La prima sconfitta non abbiamo fatto drammi, scusa la parolaccia, non eravamo delle pippe e non siamo dei fenomeni oggi che abbiamo vinto, anche perché noi sappiamo benissimo che oggi il Toromarancia non era al completo. E comunque sarebbe stata una partita difficile, magari anche un po' di più, però oggi credo che contro questa Lazio avrebbe sofferto chiunque. Poi è il campo alla fine che decide, noi oggi siamo contenti di questi 3 punti, pensiamo adesso da domani testa alla prossima partita che è contro un'emerita corazzata. E niente, noi facciamo un passetto alla volta, step by step andiamo avanti per il nostro cammino.